Chiude con successo l'edizione 2024 della Fiera Secolare della Madonna di Rogoredo ad Alzate Brianza, un appuntamento che assume particolare significato quest'anno in concomitanza con l'80° anniversario della consacrazione del santuario e il 45° della consacrazione dell'altare. Una tradizione dalle origini antiche, nonché una tra le vetrine zootecniche più importanti della Lombardia, che ogni anno richiama fedeli e visitatori da tutto il territorio. L'evento ha preso il via venerdì con l'offerta del cero da parte dell'amministrazione comunale. Si sono poi susseguite le celebrazioni religiose, in particolare nella giornata di chiusura della manifestazione, un appuntamento che nel mese di settembre è diventato ormai irrinunciabile per molti e che unisce i momenti religiosi, il mercatino con le bancarelle degli hobbisti e dei prodotti agroalimentari del territorio a chilometro zero, il Luna Park, gli stand gastronomici, le aree espositive e gli eventi che spaziano dai convegni ai laboratori. Dopo la folla che sabato ha animato le vie del mercatino, anche oggi in tanti hanno visitato le bancarelle e la fiera zootecnica, a cui è stata dedicata l'intera giornata con l'esposizione di animali da cortile, animali domestici e rapaci. Per due giorni, a partire da ieri, presenti nell'area anche il mercato di Campagna Amica di Coldiretti e la fattoria didattica, i trattori d'epoca e le macchine agricole e da giardino. La rassegna attrae addetti ai lavori, appassionati ma anche tanti curiosi grazie a un'offerta variegata tra tradizione, gastronomia, eventi culturali con la mostra allestita alla Torre Civica e divertimento con l'area dedicata alle giostre. Alle 23 il gran finale con l'atteso spettacolo pirotecnico a chiusura della manifestazione fieristica.